Oggi vorrei dare voce a quei bambini che non sono ancora nati e perciò sono del tutto indifesi. Perché nessuno mi ha detto che era così ben formato e poteva già muovere. Non pensate che le donne abbiano il diritto di essere informate? Sapete che negli Stati Uniti l'aborto è l'intervento più praticato in assoluto ed è l'unica operazione per cui i medici sono esentati dal fornire le necessarie informazioni affinché la donna sia in grado di decidere. Non pensate che le donne abbiano il diritto di essere informate prima di prenderle? Cheryl, torniamo a quando avevi 17 anni e hai saputo per la prima volta di essere incinta. Che cosa hai pensato quando hai scoperto di essere positiva al test? Ero impaurita, preoccupata. Ero così giovane e non sapevo che cosa fare. Facevo ancora le superiori. Pensavo di tenere il bambino. Sì, mi ricordo che all'inizio io desideravo proprio tenerlo. Ma tutti non facevano altro che dirmi: «Sai, non ce la farai a stare dietro al bambino, sei troppo giovane. Non potrai più goderti la vita. Finirai a battere il marciapiede». Questo mi spaventava più di avere il bambino. Così ho abortito. Sei andata in un ambulatorio? Sì. E che informazioni ti hanno dato? Nessuna. E non ti hanno informata sull'adozione? No. Hanno fatto obiezioni sulla tua intenzione di abortire? No. Ti hanno parlato dello sviluppo fetale o di altro? No, niente. Perché se l'avessi saputo, io non l'avrei mai fatto. Non sapevo assolutamente nulla. Ero così giovane, è tremendo. Capisci? Hai avuto dei disturbi dopo l'intervento abortivo? Ero quasi sempre depressa. Non mi importava di nessuno. Bevevo parecchio e facevo le ore piccole, cercando di dimenticare. Poi tornavo a casa, mi sentivo uno straccio e mi svegliavo di notte con degli incubi. Incubi terribili. Che tipo di incubi? Erano immagini di sangue, tessuti, pezzetti. Pezzi di cosa? Pezzi di bambino. E questo filmato così dettagliato sul feto ti ha fatto cambiare idea riguardo all'aborto? Sì. Istantaneamente o hai dovuto rifletterci? Non ce n'è stato bisogno. Nessuno mi farà mai più abortire. Insomma, hai spento il video e hai detto non abortirò? Esatto. Ho detto che non lo farò più. Il filmato è stato utile. Davvero. Sai, l'abbiamo fatto proprio per salvare delle vite. E la tua storia forse può salvarne altre. Lo spero tanto. Anch'io. Avrei voluto vederlo molto tempo fa, prima di abortire. Cosa diresti ad una donna se sapessi che ci sta guardando? Ad una donna incinta che pensa di abortire e che forse l'ha già fatto altre volte. Qual è il consiglio che tu le daresti? Le direi di farsi un'ecografia, di vedere ciò che è dentro. C'è una vita dentro, non un niente. Ha le dita e i piedi e... è un bambino. Questo è il senso di colpa di cui parlavo, ed è atroce. Io l'ho provato. E quello che mi fa più male è che le donne, anche i padri, lo scoprono solo dopo. Come possiamo aiutare queste persone che scoprono troppo tardi la verità? Perché, sapete, succede spesso di fare l'ecografia a donne incinte
che hanno già abortito 2 o 3 volte nella loro vita e, vedendo l'ecografia, come è successo a me, restano letteralmente scioccate. Io penso che tutta la società sarebbe scioccata se scoprisse quello che accade legalmente nella nostra nazione. Non so se vi troverete mai davanti alla scelta di abortire, ma dovete prendere una decisione. Voi siete per la vita o siete per la morte? Proprio in quell'istante mi è stata data la vita nel corpo di mia madre. Il mio cuore cominciò a battere poco dopo, mentre le mie ossa crescevano e prendevano forma. Sì, sono stato fatto in modo meraviglioso.